Non puoi lasciare che sia un bambino a comandare. Prescott è un bambino americano che si trova a vivere un periodo in Francia. Suo padre, infatti, è un collaboratore del presidente Wilson, impegnato a Parigi per lavorare ai negoziati che porranno fine alla Prima Guerra Mondiale. Prescott, interpretato con grande efficacia dal giovanissimo Tom Sweet, qui alla sua prima prova d'attore, è un ragazzino dal volto angelico e dall'intelligenza pronta e acuta. E intelligente e acuto, oltre che intensamente inquietante, è anche il film di Brady Corbett. Anche per lui, che all'epoca delle riprese aveva appena 26 anni, si tratta di una prima volta. Già noto come attore ricercato da von Trier, Araki e Haneke, Corbett si cimenta qui con la sua prima regia e il risultato è un'opera che si fatica a credere un esordio, tale è la sua maturità, stilistica e concettuale. Girato in 35 mm per dar modo alla fotografia di lavorare al meglio su luci e ombre, il film si ispira a un racconto di Jean-Paul Sartre, ma si allontana dalla sua origine romanzesco-filosofica per diventare una sorta di horror, alla Thomas Alfredson, in cui il buio dell'anima contrasta violentemente con l'eleganza del contesto e l'ideale infantile. Romanzo di antiformazione, l'infanzia di un capo interroga la materia umana fatta di umori e contraddizione. Il film è diviso in capitoli che ripercorrono la crisi di collera di Prescott. Corbett sceglie di non ricorrere ad episodi eclatanti, rimanendo radicato nel quotidiano e affidando alla musica il commento drammatico, con un risultato di grande effetto.